Un saluto a tutti i telespettatori e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. È sempre la questione relativa al riordino delle province a tenere banco nel mondo politico. A Brindisi, questa mattina, conferenza stampa del PDL provinciale alla presenza dei parlamentari e dei rappresentanti di Comune e Provincia del Popolo delle Libertà. La seguita per noi, Agnese Poci. In una lunga conferenza stampa ai vertici del Popolo delle Libertà brindisino, provinciale, regionale e i propri rappresentanti in Parlamento hanno discusso del riordino delle province. Una conferenza stampa in cui l'onorevole Luigi Vitali ha rigettato le accuse giuntegli di aver supinamente accettato l'accorpamento della provincia di Brindisi a Taranto. Vitali parla invece di un voto in Parlamento per il decreto legge del 6 luglio scorso, che all'articolo 17 prevede che le regioni a statuto ordinario saranno soggette al riordino. Nessun parametro veniva quindi specificato dal decreto e quelli relativi alla dimensione in chilometri quadrati della provincia e del numero di abitanti devono essere ancora ratificati dal Parlamento. Nessuna svendita del territorio brindisino da parte dei parlamentari locali, quindi. Se il comune capoluogo e la provincia facessero la loro parte, in Parlamento sicuramente avremmo maggiore forza, perché come vi ho spiegato non abbiamo votato in Parlamento nessuna soppressione di provincia di Brindisi né nessun accorpamento di Brindisi a Taranto. Abbiamo votato un provvedimento che stabiliva il riordino delle province con dei criteri che ha stabilito successivamente il governo e che torneranno in Parlamento per essere ratificati legislativamente. Noi faremo la nostra battaglia. Se la facessero anche il Presidente della provincia, il Sindaco di Brindisi, come la stanno facendo i 5 comuni che hanno già dichiarato di volersi accorpare a Lecce, probabilmente il governo tornerebbe a miti consigli. Ci sono già 2 ordini del giorno approvati in Consiglio Comunale a Brindisi e in Consiglio Provinciale a Brindisi all'unanimità, sono inadempienti il Sindaco di Brindisi e il Presidente della provincia. Dovrebbero dare corso a quegli ordini del giorno predisponendo gli atti giudiziari per opporsi a questo provvedimento. Quando hanno voluto si sono avvalsi dell'opera di fiorfiori di professionisti, potrebbero farlo per mantenere la sopravvivenza di questa provincia senza accettare supinamente di averla persa e peggio ancora senza dare ad altri responsabilità che non hanno. I rappresentanti parlamentari auspicano quindi che il presidente della provincia di Brindisi Massimo Ferrarese e che il sindaco di Brindisi Mimmo Consales si muovano come i loro colleghi delle province di Lodi e Rovigo stanno già facendo. Non elemosine, bensì lotte per mantenere unito il territorio, prevedendo anche un ricorso alla Corte Costituzionale per l'incostituzionalità del procedimento che non coinvolge i comuni. E si chiedono perché il presidente della provincia nulla ha fatto sinora, nonostante il mandato dell'intero consiglio provinciale. La legge però adottata dal Parlamento parla di un riordino generale delle province e non parla della soppressione di Brindisi o della soppressione di Taranto o di altri. La delibera adottata il 20 luglio dal Consiglio dei Ministri prevede che Taranto e Brindisi non hanno, secondo determinati requisiti che sono quelli territoriali come chilometri quadrati e quelli degli abitanti, non abbiano i requisiti per poter permanere, ma non dice se muore Brindisi e se muore Taranto. Entrambe secondo quei criteri non rimarrebbero più. Io ritengo che, come tante altre province d'Italia hanno ragionato, questa è una provincia che ha una storia, le condizioni anche infrastrutturali per poter determinarsi la sua sopravvivenza. La sopravvivenza la si determina innanzitutto con una popolazione che vuole vivere. Se questa popolazione si vende prima del tempo, naturalmente è inutile ogni battaglia. Teniamo presente che il Consiglio provinciale ha dato mandato al Presidente della provincia di difendere questa comunità con un ricorso. Lo ha fatto? No. Non si è attenuto a quanto il Consiglio provinciale ha deliberato. Il sindaco di Brindisi ha avuto un deliberato identico da parte del Consiglio comunale. Perché non si è attenuto? Le trattative, i discorsi per ciò che si può fare dopo, vengono dopo. Innanzitutto viene la difesa di questa comunità, che diversamente sarà smembrata. 100 anni di storia dal 27 ad oggi intorno a questa comunità diventerà una frammentazione, perché noi possiamo fare il referendum che vogliamo, ci sarà chi vuole andare con Lecce, chi vuole andare con Taranto, chi vuole andare con Bari, perché ognuno penserà giustamente dei propri sindaci, del proprio territorio, a collocare la posizione migliore dal punto di vista del futuro e della agibilità. Il cittadino che si deve recare da Cisternino a Lecce impiega molto di più che recarsi a Bari o ad altra città o a Taranto, quindi farebbe scelte differenti. Abbiamo il dovere di difendere questa comunità che con tante difficoltà nella storia si è costituita. Difendiamola adesso, questo è il dovere che il PDL ritiene di avere. Presenti alla conferenza stampa, lo abbiamo visto, anche i capigruppo consiliare provinciale del PDL, Mauro Dattis e Nicola Ciraci. Ascoltiamoli.
I dubbi avanzati dai parlamentari e dai consiglieri regionali del Popolo delle Libertà sono gli stessi che sono balenati nella mente di Mauro Dattis, capogruppo consigliare del partito in Consiglio Comunale, e di Nicola Ciraci, consigliere provinciale. Da entrambi gli organi, infatti, vi sono state votazioni che hanno dato pieno mandato sia al primo cittadino Gonzales sia al presidente della provincia ferrarese perché si affrontasse con ogni tipo di iniziativa, inclusa la convocazione di un Consiglio delle Autonomie mai indetto, la questione del riordino delle province. L'idea di un accorpamento con Taranto, poi, mai è stata discussa in sede di Consiglio Comunale, per cui non rappresenterebbe la volontà della città capoluogo, che sia annessa a Taranto o a Lecce, perderebbe comunque questo titolo. Il Consiglio Comunale, il 17 luglio, ha deliberato all'unanimità di dare mandato al sindaco di opporsi in ogni sede contro la soppressione della provincia, in ogni sede anche della giustizia amministrativa. Questo non solo non è avvenuto, ma il Consiglio Comunale aveva detto anche di più, aveva detto al sindaco di riferire al prossimo Consiglio Comunale. Il prossimo Consiglio Comunale poi c'è stato, non abbiamo saputo nulla. Non solo questo, ma c'è la terza anche, che il sindaco, aiutato probabilmente dalla sua maggioranza, credo, è andato a delle riunioni ufficiali a rappresentare la posizione della città di Brindisi insieme a quella del Presidente della provincia e manifestando sostanzialmente, dichiarando morta la provincia di Brindisi, già dandola per morta e dicendo che la provincia di Brindisi va bene che se si accorpa con Taranto vediamo di fare due capoluoghi. Con chi le ha discusse queste cose? Il Consiglio Comunale, come dicevo in conferenza stampa, non è il bar dello sport, il Consiglio Comunale è una sede istituzionale che delibera. Quando tu non fai ciò che un organo, tra l'altro di indirizzo di programma e di controllo come il Consiglio Comunale, ti dice di fare, quella è una omissione di atti di ufficio, dell'ufficio del Consiglio Comunale e dell'ufficio del sindaco. Tra l'altro, al di là di questo, i cittadini brindisini si aspettano una battaglia contro la soppressione della provincia, non a favore di chi dobbiamo andare a corteggiare, come diceva qualcuno prima di me, col cappello in mano. I cittadini di Brindisi aspettano questa risposta, noi l'abbiamo data approvando in Consiglio Comunale, nell'unica sede dove potevamo parlare l'abbiamo fatto, devo dire ad onore e merito del gruppo consigliare di FLI che ha presentato per la prima volta quest'ordine del giorno, tutto questo noi l'abbiamo poi dovuto seguire sui giornali, questa è la gravità della situazione in cui ci troviamo, altro che il centrodestra, Berlusconi eccetera eccetera, la verità è questa. Il sindaco della città di Lecce Paolo Perrone ha già dichiarato ampia disponibilità nell'aprire un dialogo in favore dell'asse Brindisi-Lecce, anche perché già 5 comuni del Brindisino, San Pietro Vernotico, San Donaci, San Pancrazio Salentino, Cellino San Marco e Torchiarolo avrebbero sottoscritto delle delibere di indirizzo per scindersi dalla provincia di Brindisi ed essere annesse a quella leccese. Il presidente ferrarese non è riuscito a difendere sino ad oggi gli interessi dei brindisini. Il 26 luglio il Consiglio Provinciale alla unanimità ha deliberato di intraprendere un ricorso per difendere la provincia di Brindisi impegnando Ferrarese, che non si capisce per quale ragione è a tutt'oggi inadempiente. Questo è inaccettabile. Nessuna maggioranza dei sindaci ha mai scelto di andare con Taranto. Noi abbiamo detto chiaramente, il PDL per primo, come il PD in provincia di Lecce per primi, hanno detto che la storia ci porta a ricostruire la terra d'Otranto, per questo noi condividiamo pienamente lo spirito dell'intervento di Perrone e i presidenti delle province devono anche capire che probabilmente in questa fase devono fare un passo indietro perché tocca ai sindaci fare scelte importanti e coraggiose e la storia ci porta alla terra d'Otranto. Mi meraviglio che il sindaco di Brindisi, anche lui, non intraprenda iniziative che sono tese a difendere quella che è la volontà dei brindisini, che è chiara. E proprio il presidente della provincia Massimo Ferrarese annuncia in una nota che domani incontrerà i sindaci di Brindisi, Lecce e Taranto e i presidenti delle province di Lecce e di Taranto per fare chiarezza sugli intenti istituzionali in merito al piano di riordino. L'incontro è previsto per le 11.30 presso la sede della provincia di Brindisi. Questo confronto si è reso necessario, evidenzia Ferrarese, per raccogliere la volontà dei 3 comuni capoluogo prima di procedere oltre nel piano di accorpamento. Con una legge è stata cancellata la mia provincia, continua Ferrarese, ma continuerò a lavorare per cercare di trovare la soluzione più dignitosa possibile per il nostro territorio e per la nostra città capoluogo. E proprio di riordino si è parlato in maniera specifica e approfondita nel corso di un importante convegno svoltosi a Fasano, promosso dal locale Circolo della Stampa, alla presenza dell'assessore regionale alle opere pubbliche Fabiana Amati e dei rappresentanti istituzionali del territorio. Ce ne parla Mariangela Boggio.
Il dibattito è ancora aperto ed effervescente, soprattutto quando si parla dell'eventuale accorpamento delle province di Lecce, Brindisi e Taranto. Il disegno della mappa pugliese cambierà, questo è certo, ma in quale modo sarà definito è ancora un argomento in divenire sul tavolo degli amministratori e della politica. Il dibattito è stato affrontato la settimana scorsa alla Selva di Fasano, un incontro organizzato dal Circolo della Stampa Fasanese dal titolo La Puglia e le nuove province. A parlarne Fabiana Amati, assessore regionale alle opere pubbliche, Pierluigi Portaluri, ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento, e Francesco Schittulli, presidente della provincia di Bari e presidente dell'Unione delle Province di Puglia, con l'intervento del sindaco di Fasano Lelo Di Bari e del sindaco di Cisternino Donato Vaccaro. Per Amati e Schittulli l'abolizione delle province sarebbe la soluzione migliore, ma l'accorpamento sta da fare. Incerto è il quadro di un'unica provincia che includa Taranto, Brindisi e Lecce. Probabile inserimento della provincia BAT con Foggia è data per certa la creazione nel barese di città metropolitana. In questo quadro Fasano deve decidere da che parte stare, così come i comuni della Valle d'Itria che si sono dichiarati uniti nella valutazione della scelta. Non so quanto la decisione di sopprimere le province sia rispettosa delle norme costituzionali. So comunque che qualunque decisione in merito sarebbe stata più opportuna inserirla nell'ambito di una riforma degli enti locali, una decisione auspicabile che deve vedere impegnata la politica, che è stata la grande assente fino a questo momento e che, recuperando il suo ruolo, credo potrà dire di più. Voglio dire, è il momento in cui i partiti, che hanno abdicato non poco al proprio ruolo in questi ultimi tempi, devono ritornare a fare i partiti e a far sì che le decisioni vengano discusse tra la gente, magari sostenute pure dalle idee illuminate degli addetti ai lavori, ma che vengano discusse e accettate dalla gente. Non vorrei che andando di questo passo si riduca il tutto ad un accaparramento delle posizioni più comode da parte di chiunque, soprattutto nel rispetto della tutela delle istituzioni. È necessario cercare di evitare delle nuove conflittualità tra territori differenti. È il rischio grosso che situazioni e scelte non meglio definite come queste si può correre, ed è per questo che noi dobbiamo fare di tutto per poterle evitare. Non è facile prendere a cuore leggero una decisione riguardo alla soppressione, al riordino delle province. Ho detto fin da circa 2 mesi fa che voglio ascoltare i miei cittadini, voglio che ma la decisione non venga fuori da un referendum popolare, così come si è detto, ma da una serie di incontri con i cittadini che dovranno esprimere il proprio pensiero. Che non ho niente in contrario a far parte della provincia Brindisi-Taranto, così come non ho niente in contrario a far parte dell'area metropolitana di Bari. La cosa invece non accetterei con tanto piacere sarebbe la creazione della regione Salento, di cui si è tanto parlato e di cui si ricomincia a parlare adesso. Questo mi trovo assolutamente contrario, perché in un momento in cui si va verso la soppressione di enti, creare un nuovo ente con tutto quel che ne consegue sicuramente sarebbe da stupido. E quindi io ho un mio pensiero personale, però questo mio pensiero personale verrà sicuramente confortato da una serie di incontri che avvierò con la mia amministrazione, con i cittadini, in maniera da poter interpretare al meglio il loro pensiero. Io ovviamente avrei preferito una decisione del Parlamento nazionale soppressiva completamente di tutte le province. Ho questo convincimento da tempo e non l'ho mutato. Il legislatore nazionale ha deciso invece di assumere un'altra iniziativa, che è un'iniziativa a metà tra la soppressione e il riordino, e alla luce di questa normativa è evidente che bisogna assumere le scelte. Se dovessi dire la mia, io penso che bisogna costituire la nuova provincia Brindisi-Lecce-Taranto, è un'unica provincia, e poi insomma lasciare decidere ai cittadini della BAT se accorparsi o con l'area metropolitana di Bari o con la provincia di Foggia, oppure un pezzo con l'area metropolitana di Bari e un altro pezzo con l'area metropolitana di Foggia. Questa mi sembrerebbe la soluzione più equilibrata, anche perché la ritengo più vicina alla mia idea soppressiva delle province, perché credo che i cittadini italiani a questa domanda abbiano già ampiamente risposto e pensano che sia giusto sopprimerle. Devo dire la verità, che inizialmente pensavo che le province fossero ormai destinate a scomparire. Mi rendo conto che sono dei morituri permanenti.
per cui ormai con questa realtà bisognerà fare i conti. E allora, come dicevo in tante occasioni, in tanti convegni, dobbiamo usare le province come treni, come motrici, cioè ragionare in grande e fare che siano le province, non le macro regioni, il cammino istituzionale obbligato per rilanciare soprattutto la Puglia. Non bisogna pensare in piccolo, è una finestra istituzionale, una finestra di opportunità che non si aprirà forse mai più. Se adesso ci rinchiudiamo nel campanilismo, nel particolare, abbiamo fallito per sempre. E sui temi relativi al riordino delle province, questa sera alle 20.35 andrà in onda sulla nostra emittente uno speciale condotto dal nostro direttore Tonino Saponaro con i parlamentari rappresentanti del territorio provinciale, i senatori Michele Saccomano del PDL, Salvatore Tomaselli del PD, Giuseppe Caforio dell'Italia dei Valori e gli onorevoli Luciano Sardelli del Movimento per le Autonomie e Luigi Vitali del Popolo delle Libertà. Ritorniamo alla conferenza stampa del PDL, organizzata proprio per discutere dei temi relativi al riordino delle province. È stata anche un'occasione per affrontare altri temi di stretta attualità, come l'avvertenza Brindisi in vista del consiglio monotematico sul polo energetico. Ad intervenire ancora il capogruppo del comune, Mauro Dattis. Il Consiglio Comunale monotematico incentrato sul polo energetico brindisino si avvicina e il PDL si prepara ad affrontare al meglio l'argomento di vitale importanza per la città d'acqua. L'idea è quella di riuscire ad aprire una vertenza a Brindisi, partendo dal caso Enel e inglobando tutti i produttori di energia presenti sul territorio. Questa cosa della vertenza, noi l'abbiamo, io personalmente la dichiarai sul palco del comizio quando presenziò Alfano con i parlamentari, con l'ex ministro Fitto, insomma con anche i rappresentanti istituzionali di livello superiore rispetto al comune. Guardate, la politica del carciofo, come abbiamo detto, tipo quella che stiamo sfogliando ora con Edi Power, poi piuttosto con la costituzione di parte civile, non porta da nessuna parte. A fine consigliatura, quella che è finita prematuramente col centrodestra, noi avevamo già previsto, scritto una bozza di convenzione che non andava solo per Enel, ma per tutte le industrie energetiche. Ecco, noi riprendiamo quel lavoro, siamo consapevoli che la magistratura quando arriva è troppo tardi, come è successo a Taranto, e quindi la politica dovrebbe muoversi prima, ma la politica non si deve muovere con gli spot. Fare finta che con la costituzione di parte civile si risolve tutto significa prendere in giro la gente. E il futuro qual è? La costituzione di parte civile riguarda il passato, il futuro qual è? Noi abbiamo operato in questi anni e il risultato dell'ambientalizzazione dell'Enel è importante, che l'AIA all'Enel l'abbiamo ottenuta con una grande spinta del comune di Brindisi all'epoca, devo dire, devo dare atto anche di Michele Enrico, presidente della provincia all'epoca dell'inizio di questa attività. Ora noi intraprendiamo questo percorso costruttivo, e per noi deve essere una vertenza che deve riguardare anche a livello nazionale di governo a guardare il problema in senso generale. Restiamo in tema, il senatore Tomaselli del PD ha inoltrato una interrogazione ai Ministeri dello Sviluppo e dell'Ambiente per la revoca definitiva della concessione rilasciata nel gennaio 2003 alla Brindisi LNG per la realizzazione dell'impianto di rigassificazione in località Capobianco. Francesco Romo. Nell'interrogazione parlamentare il senatore Tomaselli sostiene che il Partito Democratico di Brindisi coerentemente da tempo si oppone al progetto di costruzione del rigassificatore della Brindisi LNG in contrada Capobianco nel porto di Brindisi. Nei giorni scorsi, dice il parlamentare del PD, nel corso degli incontri sul tema del polo energetico brindisino con imprenditori, sindacati e associazioni ambientaliste, abbiamo avuto modo di ribadire a tutti i nostri interlocutori tale opposizione netta, ritenendo del tutto archiviata tale ipotesi di impianto. Del resto è stato questo l'impegno assunto nelle varie tornate elettorali e trasferito nelle funzioni di governo, governo locale ovviamente, che vede il PD impegnato dalla Regione Puglia alla provincia e al comune di Brindisi. Per questo abbiamo ritenuto di condividere, continua Tomaselli, e fare nostra in un formale atto parlamentare l'indicazione delle associazioni ambientaliste, volte a richiedere ai ministeri interessati dello sviluppo economico e dell'ambiente la valutazione dell'avvio di una procedura di autotutela per giungere alla revoca e all'annullamento dell'autorizzazione rilasciata nel gennaio del 2003, anche alla luce della recente sentenza di confisca dell'area interessata.
Una scelta che contribuirebbe a rendere più serena e feconda l'elaborazione delle scelte di sviluppo futuro della città e chiuderebbe definitivamente una lunga fase di conflitti e di pregiudizi. La cronaca: i militari della compagnia pronto impiego della Guardia di Finanza di Brindisi, con l'ausilio delle unità cinofile, hanno rinvenuto lungo la costa brindisina e precisamente in località Torre Cavallo, occultato tra gli scogli, un involucro contenente circa 3,5 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana. La droga è stata sottoposta a sequestro e contestualmente sono state avviate le indagini per individuare i responsabili. Il rinvenimento è il risultato di un costante e incessante controllo economico del territorio e dei connessi profili info-investigativi a contrasto dei traffici illeciti in materia di sostanze stupefacenti, tabacchi lavorati esteri, armi e immigrazione clandestina. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, tra poco per la seconda parte del TG.